Ciao ragazzi, volete vedere come si fa le ferratelle, pizzette, pizzelle svizzere col vino bianco, dolci, gustosi? Allora guardate dentro, sono buonissimi. Ciao ciao! Ciao ragazzi, nella mia cucina italiana, svizzera internazionale. Oggi facciamo delle ferratelle pizzelle svizzere. Qui si chiamano prazzali. Oggi facciamo quelli col vino bianco e altre cose. Guardate la ricetta, è molto, molto buona. Gente che non ama le prazzali, le ferratelle normali, diventano pazzi per questi qui perché sono fini, croccanti, si rompono subito perché è molto liquido dentro. Ma guardate la video ricetta, è favolosa. E se volete farla dopo, fatela e lasciatemi sapere se sono diventati buoni. Ok, ragazzi, ciao, buona giornata. Una bustina di zucchero vanillato, 8 grammi. Un fino uno mezzo di cucchiaino di cannella di cassia, è una cannella più forte, intenso di gusto. Un uovo olandese, vedete, è Nelle, è un uomo di Olanda, fa ridere. Un pizzico, una punta di polvere di chiodi di garofano. 70 g di burro intero, un mezzo litro di panna per cucina, un pizzico di sale, 300 g di zucchero, 350 g di farina bianca 0 o 00, 400 ml vino bianco secco, non dolce. 100 ml di Kirsch o come si chiama anche acquavit di ciliegie. Potete prendere anche acquavit di prugne se non avete quello in casa. Allora, prima mettiamo il Kirsch nella nostra ciotola e dopo anche il vino. È veramente importante che il vino è un vino secco, non dolce, eh? Dopo tutta la panna. E dopo la farina. Dopo il uovo olandese. Fa ridere, eh? Sto in Svizzera e ho un uovo olandese. Dopo il zucchero vanillato, la cannella di cassia, che ha proprio un sapore più intenso. Quella punta di chiodi di garofano. Il pizzichino di sale che ci vuole sempre col dolce e il zucchero. Mescoliamo all'inizio tutto piano piano finché è mischiato tutto bene. Dopo possiamo mescolare tutto forte e lasciamo l'impasto per minimo un'ora in riposo. Abbiamo bisogno di una leccapentola statica di plastica dura, questo è importante. Dopo un cucchiaio di legno e un mestolo o un cucchiaione e la biscotteria elettrica che facciamo le nostre ferratelle pizzelle. E qua è il nostro impasto e la frusta, ogni tanto si deve girare un po' con la frusta l'impasto. E questa biscotteria elettrica è svizzera e l'ho messo sul massimo perché non è così forte, perché le pizzelle, le ferratelle diventano chiare. Dopo vedete. Mettiamo, sarà meglio per qualcuno che non ha ancora fatto tante pizzelle, ferratelle, che prendete un cucchiaio, come si mangia, un cucchiaio per mangiare, per mettere l'impasto là dentro, perché se mettete troppo dopo nemmeno è buono, eh? Non mettete troppo impasto sulla biscotteria elettronica. Quando la togliete fate subito un cannolo. Questo l'ho fatto con il cucchiaio di legno perché si può formare diverse cose, eh? E quando avete finito,
con la biscotteria fare delle ferratelle pulite quando è caldo tutto con la carta di cucina, e quando è freddo prendete un straccio senza sapone e pulite senza sapone e la fare. Adesso vi faccio vedere la mia biscotteria preferita. Questa è una tedesca che si chiama Kraft, e quella è buona, è meglio dell'altra, ma una cosa c'è: ci vuole il burro nell'impasto. Se non mettete il burro nell'impasto, dopo si attacca tutto, perché vedete, è un altro tipo di biscotteria. E questa è molto più potente, più forte, si vede anche, le ferratelle diventano più scure, e questo è voluto da me, perché significa che il zucchero sia bruciato un po' e diventa caramella, e dopo il gusto è più bello. E qui vedete che ho formato un cono con questa attrezzatura per fare un cono per mangiare gelati, e dopo l'ho messo su 2 perché è proprio molto forte. Ogni tanto pulisco un po' perché c'è molto grasso nel mio impasto col burro, e specialmente anche con la panna intera, ma così non si attacca niente. E potete formare anche con delle gestine con un bicchiere. Girate il bicchiere come la biscottina è pronta, la togliete, la mettete subito sul bicchiere e spingete un po', perché dovete essere veloci. Se volete formare delle coni o delle cannoli, dovete essere proprio veloci, perché diventano subito duri. Questo è proprio life, è proprio così, tanti secondi ci vuole finché diventano duri. E il mio impasto è buono di gusto, non è ideale per fare un cono per gelato, perché è molto instabile, molto fino e si rompe subito. Se volete fare dei coni per gelati, mettete un po' più farina dentro, forse anche un uovo di più, così diventa più duro, anche più grosso. Ma questo ho fatto per mio marito, così si è divertito a mangiare un gelato. E proprio questa biscotteria elettrica è proprio favolosa, mi piace tantissimo, ma ci vuole molto tempo, e come detto dovete sbrigarvi con formare le cannoli e le cose. Questo è tutto tempo reale. Che belli e che buoni sono. Allora, avete visto la video ricetta? Provate a farli anche, sicuro in Italia si trova anche qualche biscotteria elettrica. Ciao ciao ragazzi, buon divertimento, ciao!